Guarda quanto sono soffici, senza farina, mamma mia che buoni! Prendo 180 g di quinoa in chicchi e vado a sciacquarla. Una volta sciacquata, la metto nella pentola e poi aggiungo 360 g di acqua. E ora dobbiamo far cuocere la quinoa, quindi ci mettiamo ai fornelli. E quindi cuocio la quinoa per circa 15 minuti dal bollore. Appena comincia a bollire, la copro con il coperchio e la faccio cuocere così finché la quinoa non assorbirà tutta l'acqua. La nostra quinoa è pronta, quindi spegniamo. Ha assorbito tutta l'acqua, quindi la facciamo raffreddare completamente. La nostra quinoa è pronta, l'abbiamo fatta raffreddare completamente e ora all'interno aggiungo 3 uova intere. Poi aggiungo 100 g di olio d'oliva. Diana, ma che cos'è che stai combinando oggi? Oggi prepariamo dei tortini salati golosissimi. Wow! Vedrai, è senza farina, senza farina. Davvero? Poi aggiungo anche 100 g di latte di soia, ma va benissimo anche l'acqua. Ho un altro latte vegetale, ovviamente. Assolutamente sì, senza zucchero, mi raccomando, perché la ricetta comunque è salata. E ora prendo il frullatore a immersione e vado a frullare bene il tutto. Guarda che consistenza! Meravigliosa, super cremosa. Senza farina, eh? Esatto. Ora metto da parte questo composto e prendo 200 g di punte di asparagi. Le metto sul tagliere e le taglio a pezzettini. Senti Diana, ma se non si volessero usare gli asparagi, si possono usare altre verdure? Assolutamente sì, potete usare anche le zucchine, per esempio, oppure i piselli. Questa ricetta è molto versatile, quindi potete divertirvi. Quindi aggiungo gli asparagi tagliati e poi prendo anche un cipollotto verde e faccio la stessa cosa. Lo taglio finemente. Aggiungo anche il cipollotto e ora aggiungo del sale, due bei pizzichi, del pepe e 10 g di lievito in polvere per torte salate. Mescoliamo bene il tutto. E ora prendo una teglia tipica da muffin. Io ho creato anche questi pirottini di carta da forno perché mi trovo molto meglio rispetto a quelli in commercio perché rimangono sempre appiccicati all'impasto una volta cotto. Quindi li ho fatti io, E sono come hai facili. fatto, Fabiana? Facilissimo, ti faccio vedere. Ritagliate un quadrato di carta da forno, poi prendete un bicchiere o una tazzina come questa, l'appoggiate e poi appoggiate il foglio in questo modo e schiacciate con le mani, in modo che ottenete questa forma. Poi la tagliate con le forbici, le prendo, Sì, la metto lì un pochino in cesto. tagliate la carta. Wow, perfetti, uguali ai pirottini. Più o meno, Più o meno, vi dai. verrà un tortino gigante se lo riempite quasi del tutto. E ora vado appunto a riempire i pirottini. Ora su ogni tortino metto una punta di asparago. Cioè, tu vuoi dirmi che verranno dei muffin senza farina? Esatto, vedrai che buoni che saranno. Domani a pranzo questi saranno una delizia, o a colazione, come colazione salata. E ora siamo pronti per cuocere i nostri tortini nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Andiamo! Ci siamo, i nostri tortini sono pronti, c'è un profumino in cucina incredibile, ma prima di andare a vederli, come sempre, mettete un mi piace, mi raccomando, al video, condividetelo anche, supportateci, perché come sapete, più ci supportate e più noi saremo qui per voi a cucinare tante cose buone. E ci tengo anche a precisare che non vediamo veramente l'ora di vedervi il 3 maggio. Ci incontreremo, presenteremo il nostro libro a Milano, nella libreria Rizzoli, in Galleria Duomo, quindi in centro. Mi raccomando, fateci sapere qui sotto nei commenti se ci sarete, non vediamo l'ora di incontrarvi. L'incontro sarà alle 18 e se non avete ancora ordinato il libro Zero glutine, zero rinunce, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti oppure lo trovate nelle librerie. 3, 2, 2, 1, 1. guardate Guarda che belli! Senza farina, ragazzi, quelli. Che ma sono meraviglia. stupendi! Hai visto come viene via la carta da forno? Facilissimo. Ora prendiamo questa bella salsina. Come l'hai fatta, Diana? Semplicissima, con del burro d'arachidi, latte di soia e un pizzico di sale. Otterrete questa meravigliosa consistenza. E adesso? E adesso la utilizzeremo per decorare i nostri tortini.
Pronta per assaggiare, Diana? Direi prontissima, ho famissima. Come sono? Mamma mia. Spaziali, vero? Wow. Ti avvolgono proprio, sono buonissimi.